Oggi per voi, cari amici, una fantastica ricetta tradizionale siciliana, le brioche per il gelato. Vi lascio anche nel link in descrizione come ho preparato questo buonissimo gelato cremoso. Ecco gli ingredienti: 350 g di farina 00, 150 g di farina Manitoba, un tuorlo, mezzo cubetto di lievito di birra, un bicchiere di latte, 12 g di margarina, 50 g di miele, 25 g di zucchero semolato e per finire 17 g di strutto. Metto tutti gli ingredienti dentro il boccale e impasto per 4 minuti a velocità spiga. L'impasto dovrà risultare un po' appiccicoso, lasciate riposare un quarto d'ora, dopodiché formate delle piccole pagnotte da 80 g per uno. Adagiare le brioche su una teglia ricoperta con carta da forno, spennellate la superficie con dell'uovo e lasciate lievitare almeno un paio d'ore. Infornate a 220 gradi per 10 minuti. Questo, cari amici, è il risultato finale, veramente wow! Se provate a realizzare queste brioche fatemelo sapere nei commenti. Come sempre vi invito a condividere questa ricetta con chi volete voi, ad iscrivervi al canale per non perdere novità, attivando la campanella. Inoltre, vi ripeto, nel link in descrizione vi lascio la ricetta su come ho preparato questo buonissimo gelato cremoso. Che dire, da di tutto e di più è tutto! E vi aspetto presto al mio prossimo video. Ciao a tutti! Un abbraccio a tutti gli italiani nel mondo!